Bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, e ben arrivati in questo nuovo appuntamento, secondo appuntamento di questa rubrica dal titolo Notizie straordinarie, informazioni dallo spazio. È una rubrica che abbiamo voluto creare insieme a Damiano D'Alessandro proprio per fare insieme un percorso di informazione rispetto a tutto ciò che è Damiano custodisce da parecchi anni, è un materiale molto interessante che quindi è bene condividere. E adesso facciamo entrare il nostro Damiano, così possiamo riprendere il nostro. Eccoci qua, ben arrivato Damiano, ben arrivato Salve a con noi. tutti, salve, Ecco, salve. dicevo ai nostri amici che adesso insomma riprenderemo di nuovo il cammino di questa rubrica che abbiamo voluto fare proprio per fare un servizio di informazioni e farlo insieme a te con quelle che sono le tue informazioni e tutti anche gli insegnamenti che anche tu hai ricevuto, no? E che continui a ricevere, ecco, da tanti anni. Allora, la volta scorsa abbiamo iniziato proprio con il caso Amicizia, no? Questo caso che ha comunque riempito le cronache, e sappiamo che è un caso che è durato 22 anni, dal 1956 al 1978, e ha visto coinvolte parecchie persone. Abbiamo tante documentazioni, immagini, articoli di giornali, testimonianze, insomma, è stato un accadimento, chiamiamolo così, che comunque ci ha confermato che non siamo soli. E che nell'universo esistono altre realtà, ecco, molto più evolute delle nostre, sicuramente, che ci pongono comunque delle domande. E siamo partiti appunto dal caso Amicizia, abbiamo parlato di come è nato, sappiamo che insomma adesso di quel caso Amicizia ci sono più pochi testimoni, ecco, insomma, abbiamo avuto qua su Focus ospite due volte Gaspare De Lama con sua moglie Mirella, che ci ha raccontato anche lui le sue esperienze, e adesso abbiamo Damiano che ha avuto un rapporto e continua ad avere un rapporto con Stefano Breccia, che è stato uno dei grandi della famiglia del caso Amicizia. E Stefano Breccia, che per 20 anni è stato con loro, è stato nelle loro basi, sulle loro navi, e che è stato il mentore, no, tuo, Damiano, quello che poi ti ha trasmesso, che ti ha consegnato il testimone, no? Esatto. E che ti ha lasciato anche come dire, un'eredità anche pesante, perché in termini di informazioni noi poi sappiamo che ci sono delle cose che sono anche magari riservate, tante volte sono delle cose che non si possono dire, altre che si possono dire. Insomma, sappiamo che Stefano Breccia è stato un ingegnere di cui appuntamento precedente abbiamo parlato abbastanza lungo, però è stato un personaggio con grande competenza, no? Grande Anche tecnica, competenza, no? Anche oltre ad avere tecnica. una sua grande evoluzione da un punto di vista spirituale. Aspetto peraltro molto interessante e molto importante, perché noi sappiamo che tutto questo lavoro e questa rubrica l'abbiamo voluta creare con Damiano, vero? Portare le informazioni per far capire comunque ciò che è importante capire per noi uomini, ecco, non tanto tutti gli aspetti sensazionalistici delle grandi evoluzioni tecnologiche di cui loro dispongono, delle grandi cose che loro possono fare, ma soprattutto dobbiamo capire perché loro vengono qua a dirci delle cose, no? E che cosa dobbiamo anche imparare, ecco, dai loro insegnamenti, ecco. Ma per riprendere un attimo il discorso su Stefano Breccia, qual era quindi il compito di Stefano qua? Il compito di Stefano all'inizio è stato di collaborazione totale con loro, ha effettuato diversi esperimenti, ha realizzato alcune piccole macchinette, diciamo,
con tecnologia aliena che io ho visto e ho detto anche nella puntata precedente di un oggetto che ho visto in funzione, in pratica. Piccolissimi, semplici apparentemente, ma c'erano delle cose che non sono comuni sulla Terra, in pratica. Oltre alla collaborazione, Stefano, che poi io l'ho scoperto verso la fine, quando lui mi disse, io tutto quello che ti dovevo dire te l'ho detto, il mio compito è finito, se qualcosa devi ancora sapere ci penseranno loro. E lì ho capito che mi stava proprio dicendo, adesso arriva il momento tuo. Non avevo capito bene, anche se aveva avuto nell'anno precedente sensazioni che erano messaggi da loro che Stefano mi avrebbe lasciato, ma in quel momento non ci ho pensato. E praticamente ho detto, ecco qua, mi sta lasciando il testimone e quindi sarà cosa pesante. Sono rimasto lì un paio di minuti davanti a lui, allo studio suo, non riuscivo ad aprire bocca perché stavo meditando quella frase che mi aveva detto, che non me la sarei aspettata, parlando sinceramente. Poi quando purtroppo è andato via a marzo del 2012, sì, 2012, lì mi sono praticamente sentito solo, devo dire la verità, mi sono sentito solo immediatamente perché le questioni in ballo non sono semplici, sono molto complicate, molto complesse da capire. Molte cose che io ho ricevuto dai miei amici, anche in una trasmissione telepatica di 3 ore e 54 minuti continuamente, se non ci fosse stato Stefano Breccia nel 2010, che mi dava spiegazioni su 2 o 3 punti di questa trasmissione, che era molto lunga, non ci avrei capito molto, ma lui ne era già a conoscenza, tant'è vero che la chiamò subito quando io gli ho fatto vedere il mio scritto, che avevo trascritto tutto. Ah sì, questa è Cosmologia V56. Ah, gli dissi, quindi gli hai dato un nome, la conosci? Lui disse sì. Come? In 4 anni che siamo stati insieme non hai mai fatto una parola in merito. E che ti dovevo dire? Mi disse. Te l'ha detta loro, va bene così. Poi mi disse, però attento, perché questa roba per il momento la devi segretare, se vuoi vivere tranquillo. E infatti io per quasi 12 anni l'ho tenuta strettamente chiusa in un cassetto, ne parlavo a livello generico, ma direttamente. Adesso ne sto cominciando a parlare, non toto, ma diciamo i pezzi più importanti di quella trasmissione, che poi che cos'è? La spiegazione, la cosmologia, la spiegazione delle dimensioni, dei livelli, di come... Sì, cercheremo di, almeno la prima parte affrontiamo. Sì, poi cerchiamo di fare almeno un'introduzione, anche per dare l'opportunità, Damiano, ai nostri amici di assimilare, ecco, perché ci sono cose che anche hanno bisogno di un tempo di assimilazione, no? Ecco, per te è tutto automatico perché ci vivi dentro da tanti anni, e invece per i nostri amici magari insomma ci può essere un po' una certa difficoltà. Ma quindi c'è, a livello di informazioni, Stefano, per quello che puoi dire, insomma, non voglio mai forzarti, ecco, che tipo di informazioni ti ha dato? Quindi sappiamo che ti ha parlato di questo aspetto della cosmologia, no? La cosmologia l'hai avuto. L'ho ricevuta io, lui mi ha dato. Lui ti ha confermato, esatto. Ma più che confermare, mi ha dato chiarimenti. Cioè, ti ha dato chiarimenti, ma... C'è un po' di sovrapposizione di audio, non so.
facile. Ecco. Lo senti che c'è un po' di Non è sovrapposizione? facile. No, a me è tutto regolare. Adesso sì, adesso si è normalizzato. C'era una sovrapposizione. No, dicevo, certo, lui ti ha dato le spiegazioni, ma a parte questo discorso, ci sono stati degli aspetti molto importanti per te, di informazioni che lui ti ha dato, che ti hanno permesso di avere grandi aperture anche. Beh, certo, lui mi ha seguito anche sotto il punto di vista tecnico e tecnologico, perché lui era un esperto in tecnologia, era uno scienziato, uno dei forse il più sapiente scienziato terrestre, visti gli anni vissuti con queste persone e con tutto ciò che aveva appreso. Praticamente mi aiutava a capire anche le situazioni di come funzionano i dischi volanti o quelli che noi chiamiamo dischi volanti, alcune specifiche di queste macchine. Parlando mi ha chiarito bene la situazione, che è compresa anche nella cosmologia: onde gravitazionali, onde elettromagnetiche, come c'è un comportamento di queste due tipi, di questi due tipi di energia nel cosmo. In pratica poi esce fuori che noi esseri umani non siamo altro che un rimescolamento di onde gravitazionali e di onde elettromagnetiche. Il nostro corpo in fondo è tutta energia, a parte l'energia interna, ma anche il corpo biologico di per sé è energia, elettromagnetismo ed energia gravitazionale. Anche ciò che mangiamo in pratica rientra purtroppo nella energia gravitazionale e nell'energia magnetica. Queste sono cose tecniche che sono in questo momento più di curiosità che di una valenza spirituale. Quindi Ecco, su quel non fronte, credo che sul fronte appunto, quale. sul fronte della spiritualità e le vostre conversazioni rispetto a Le nostre questi conversazioni, contatti. ma più che altro questa l'ho appresa da loro direttamente. Stefano sì, mi dava delle spiegazioni su come erano disposte. Mi diceva infatti che ci sono le dimensioni fino alla dodicesima, sono rappresentabili, diciamo, a parole, a concetti. Dalla tredicesima dimensione, perché le dimensioni sono 94, dalla tredicesima dimensione la rappresentazione non può essere più fatta con i concetti, con le parole, deve essere fatta con una matematica, che non è certamente quella terrestre, quella che conosciamo noi. Loro usano per questo la matematica dodecale o la matematica ottale, in base a 8. Lui mi voleva anche dire: io ti posso dimostrare qualche dimensione dopo la tredicesima, la quattordicesima. Ho detto: un momento, fermati, fermati immediatamente, perché andiamo a complicare semplicemente le cose. Perché io non sono un ingegnere, per cui se tu cominci a parlare di matematica dodecale o ottale, andiamo per creare più confusione che altro. Ma rimaniamo alle dimensioni basse, perché d'altra parte quelle sono quelle che ci interessano. A noi ci interessano la terza, che è la nostra, la quarta, la quinta, la sesta, ma andare oltre è inutile, perché per noi già è abnorme il concetto di quinta dimensione o di quarta dimensione, figuriamoci se vogliamo andare Certo, oltre. sì, e poi voglio dire, anche sapendole, non è che noi siamo qua in questa, siamo qua in questa, no? Appunto, non ci E in cambia la questa vita, dobbiamo, anzi, cioè, noi dobbiamo. ci va a rendere più difficoltosa la comprensione delle cose più basse che Sì. dobbiamo vedere. In pratica, io volevo dare, perché chi ci ascolta ha sentito sempre parlare della malvagità, del male, del bene. Da tenere presente un concetto che loro mi hanno trasmesso e che poi mi ha confermato in qualche modo anche Stefano Breccia, dandomi ulteriori spiegazioni.
quando loro dicono che nel campo biologico, cioè dove esiste un corpo, quindi terza e quarta dimensione, c'è la dualità. La dualità è la doppia valenza in ogni cosa, in ogni concetto, anche nel concetto di male e di bene. Quindi il male e il bene sono una dualità. E loro dicono, dal loro punto di vista, il male è benedetto quanto il bene. Potrebbe sembrare un'assurdità, ma in realtà, se andiamo a considerare, se non ci fosse il male, noi non saremmo in grado di valutare e distinguere il bene. Certo, quindi certo, occorre è funzionale. Che il male sia presente. È funzionale alla scelta. Sì, è funzionale alla scelta e anche funzionale al bene, cioè serve per l'evoluzione del bene. Grazie al male noi possiamo evolvere nel bene. È chiaro, c'è bisogno della riconoscere l'uno e l'altro, certo. Perché se noi conoscessimo solo il bene non avremmo bisogno di stare qui, staremmo in quinta, in sesta, in settima dimensione già, saremmo già in stato avanzato, insomma, ecco, che siamo qui. Ora, questo male che qui sulla Terra, ma come anche nel cosmo, nella galassia soprattutto, perché io sto parlando della nostra galassia, la Via Lattea, al di fuori, devo dire la verità, il male ci sarà lo stesso, ma non ne ho informazioni. Parlo di ciò che questa è la galassia Via Lattea e quelli che stanno generando, tra l'altro, tanto per rimanere nei tempi attuali, quelli che stanno generando il male attualmente sulla Terra, e non oggi, ma da millenni, anzi decine di millenni, sono quelli che vengono chiamati i contrari o i CTR, che è la contrazione della parola contrari. Il loro vero nome in lingua confederale V56 è Wairos, che guarda caso tradotta al significato più vicino al nostro è artificiali o naturali. Perché? Damiano, scusa, puoi ripeterlo? Perché CTR ogni tanto c'è, salta l'audio e credo che i nostri amici non abbiano capito. Vuoi spiegare un attimo di nuovo questo discorso del CTR? La contrazione dei contrari, sì. Allora, la parola CTR è la contrazione della parola contrari. I contrari a cosa? Sono contrari al bene, quindi sono il male in pratica, perché loro non sono effettivamente degli esseri viventi naturali, ma sono esseri viventi artificiali, ovvero sono stati costruiti circa 400.000 anni fa, realizzati da uno scienziato e la sua equip su un pianeta della stella Alcione. E sono nati per aiutare la popolazione e funzionavano benissimo, quindi erano umani, perché sono stati fatti per non destabilizzare gli esseri umani di quel pianeta e dei pianeti dove sarebbero andati dopo. Il problema dove è nato? Nasce quando questo scienziato naturale, diciamo, del pianeta, insieme alla sua equip, volle dare, per migliorare questi automi biologici, loro la capacità di senzienza, di riconoscersi, di autodeterminarsi in pratica, e lì ci fu il problema, perché dopo un tempo, perché loro il tempo lo chiedono in maniera diversa, dopo un certo tempo, con l'autodeterminazione si sono praticamente riconosciuti come uguali ai loro creatori umani, naturali, e lì si sono ribellati perché volevano essere come i loro creatori. E infatti, nel fermare questa situazione, lo scienziato con la sua equip fu ucciso.
e furono uccisi tutti gli scienziati, non so quanti ne erano, ma mi sembra non meno di 5 o 6, furono uccisi e a quel punto questi andarono via da questo pianeta, scapparono, perché ormai erano in uno stato, diciamo, a livello scientifico, tecnologico abbastanza evoluti, come i loro creatori, quasi, non proprio, ma quasi, e scapparono e per circa 200 dei nostri anni terrestri non si sapeva dove questi 100 elementi fossero andati a finire. Su quale pianeta? Dopo questi 200 anni terrestri, in quale pianeta, dove si fossero andati a collocare, perché non se ne sentiva più parlare. Purtroppo dopo questi 200 anni terrestri ricevettero su un pianeta delle Pleiadi di Alcione, ricevettero praticamente un attacco da questi CTR, da questi Gueros, un attacco che fu abbastanza distruttivo. Nel combattimento poi fuggirono di nuovo e furono seguiti, in qualche modo scoprirono che si erano creati un pianeta tutto per loro sulla costellazione di Orione. Poi mi fu spiegato anche da Stefano che proprio la costellazione di Orione è, diciamo, che è la fabbrica un po' del male. Non c'erano solo loro, ecco perché che erano andati su Orione, perché a Orione ci sono molte razze naturali, però, che sono votate alla malvagità, alla prepotenza, all'invasione, perché? Anche per motivi di necessità dei loro popoli. Per cui, avendo scoperto questo, cercarono di combatterli, ma si avevano imparato a riprodursi attraverso la riproduzione biologica, l'accoppiamento o attraverso la clonazione o addirittura, dicevano i V56, attraverso una miscelazione delle due forme di riproduzione. Insomma, sono diventati un numero abbastanza grosso e hanno cominciato ad invadere diversi pianeti. E un bel giorno, circa 150.000 anni fa, io adesso non vado con le date precise, sono arrivati anche sulla Terra, perché questo pianeta fa gola a molte razze. Ecco, proprio perché, come ho detto nella precedente puntata, il pianeta è uno, se non il più bello e completo, tra i 50 pianeti madre della galassia. Pianeti madre perché si chiama madre, come gli indiani che chiamavano la madre terra. Perché madre? Perché questi pianeti sono in grado di generare spontaneamente la vita, ma soprattutto poi, essendo la vita elementare, di sostenerla in superficie. Perché mentre gli altri che hanno tecnologie avanzate possono andare su pianeti anche dove non è vivibile la vita, perché loro si adattano con le basi, con le tecnologie, per un uomo, per l'uomo suo primo appuntamento con la realtà in un pianeta madre, la Terra o il pianeta deve essere in grado di sostenerlo in superficie in tutti i modi, attraverso l'alimentazione, attraverso la temperatura, quindi con temperature in grado di sostenere la vita, e con l'atmosfera, e questi pianeti madre sono stati creati dall'intelligenza superiore per sostenere la vita iniziale, primordiale, diciamo, ecco, quella che noi stiamo facendo. Attenzione, quando parlo di vita non dico solo umana, parlo di tutte le specie, tutta animale, vita, certo, vegetale e quant'altro, tutta la vita, certo. Quindi questi signori adesso stanno qui, dato che sono sottoposti alle stesse leggi alle quali sono sottoposti anche i buoni, diciamo, V56 ed altre razze, cioè
non interferenza con le civiltà meno evolute, quindi loro devono rispettare, perché c'è proprio per la Terra è stata fatta una polizia spaziale, diciamo galattica, che viene chiamata la UTI. La UTI è una polizia che all'occorrenza, quando sia i buoni V56 ed altro, sia i negativi CTR e qualche altro sparuto gruppo, diciamo naturale, erano fuori da queste regole, loro menano da orbi a destra e a sinistra. Non si discute, anche lì ci sono botte da orbi. Non stiamo a pensare che su nel cielo ci sia tutta questa pace, tutto questo amore, tutta questa bontà, perché nella realtà su ci sono guerre micidiali con milioni di morti. L'unica differenza è che queste guerre non vengono combattute come qui sulla Terra, tra i propri simili, come facciamo noi, perché noi facciamo guerra verso i nostri simili dello stesso pianeta. Queste guerre che vengono combattute nello spazio sono fatte tra il bene e il male, in realtà, cioè tra coloro che sono i buoni verso coloro che invece vogliono sopraffare questa bontà, questi popoli, senti, Damiano, pacifici. Senti Damiano, tanti, io vedo durante le nostre dirette così, fanno queste domande, perché tanti pensano che non esistano nella dimensione dell'universo anche delle forze negative, cioè dicono che non è vero che esistono delle forze negative. Quindi con questa tua affermazione confermi che invece esistono. Certo, non è che lo confermo, ma lo confermo al milione per milione. C'è una guerra in atto da circa 2 secoli e mezzo, 3 all'incirca, qui con gli anni nostri non è che possiamo giocare molto, perché il tempo loro è diverso, che va avanti tra alcuni pianeti delle Pleiadi e alcuni popoli pianeti di Orione. Ed è una guerra abbastanza dura, forte, spietata, e quelli che qui sulla Terra vengono definiti angeli, arcangeli e quant'altro, che poi tra l'altro, diciamolo una volta per tutte, questi termini angeli, arcangeli sono stati inventati dagli esseri umani terrestri per giustificare e catalogare qualcosa che non conoscevano e che non potevano catalogare in altro modo. In realtà questi sono extraterrestri come tutti gli altri, sono energetici, però non hanno un corpo biologico, ma mi pare che anche il tuo contatto sia rientrante, certo, in questa fascia quinto di livello parlando. Quinto livello, esatto, esatto. Quello dei cosiddetti arcangeli. Ma sono energetici. E sono spirituali. Esatto, ma cosa ti ha detto a te il tuo contatto? Che tu chiami arcangelo, ma lui ti ha detto cosa? Dillo. Me ne dite tante di cose in più di 20 anni. Dillo. Che noi siamo delle creature spirituali? No, dico in merito a merito sì, loro. No, in merito alla parola angelo arcangelo. Ah sì, noi abbiamo appunto, loro intanto si presentano a noi per come la nostra mente li può accettare e può ascoltare le loro parole, quindi il loro compito è proprio quello di portarci la conoscenza, una conoscenza spirituale. Quindi il messaggio che arriva sempre è proprio quello della grande evoluzione spirituale, ed è quello che poi fa la differenza. E poi diciamo che quando le informazioni arrivano dalle fonti certe, i dati collimano, e quindi no, c'è una conferma, un'omologazione, ecco. Perché comunque sì, il concetto fondamentale è questo, ecco, che noi siamo delle creature spirituali. Ma loro... cosa ti ha detto espressamente per quella parola che tu usi? Tu gli hai detto se arcangeli, angeli, lui sì, cosa... sì,
Sì, l'ho detto che il nome è una cosa che riguarda noi, è un orpello della mente umana, siamo noi che abbiamo bisogno di catalogarli, di classificarli. In realtà loro non hanno le ali, non hanno le ali come noi li immaginiamo, e questo è anche, io penso che sia molto probabile, anzi mi ha anche detto, certo che noi siamo degli extraterrestri, non siamo del vostro pianeta, quando gli ho chiesto. Conferma, anzi gli ho chiesto, ma qua sulla Terra si pensa che gli angeli e gli arcangeli siano degli extraterrestri, siano degli Elohim, siano insomma delle creature che non appartengono a questa dimensione. Lui mi ha detto, certo, noi no, non apparteniamo alla vostra dimensione, noi non abbiamo bisogno di fare il percorso evolutivo che fa l'anima, che poi si incarna, no, nella dimensione umana per poter evolvere, perché loro sono conoscenza. E mi ha detto, esatto. E noi ci mostriamo, appunto mi ha detto quello, noi ci mostriamo a voi per come voi altri potete accettarci, perché se ci mostrassimo, io infatti gli ho chiesto, ma se tu ti mostrassi come realmente sei a me adesso, in questo momento, avrei paura di te? E lui mi ha detto sì. Mi ha detto sì, perché la nostra mente non è pronta, per, soprattutto perché noi comunque abbiamo dei retaggi culturali che ci presentano le creature che arrivano dal cielo, celesti, come vengo detto, con le ali, molto, molto spesso si viene riportati a quello che è l'influenza del vissuto da un punto di vista religioso, filosofico, esatto. Anche, no? Ecco. Esatto, e quindi, esatto. Però loro appunto, cioè, siamo noi uomini che ad esempio vogliamo classificarli, e lui ha detto chiaramente che noi non potremo mai, che l'uomo non potrà mai classificare loro, l'ha detto chiaramente. Ma no, assolutamente, siamo a un piano talmente basso che non siamo in grado, noi dobbiamo dare dei nomi e catalogarli, perché la mente nostra ha bisogno di questo, certo. Di questo. È un orpello della mente umana, certo. Esatto, ma in fondo la parola angelo in se stesso, dalle antiche lingue, deriva, significa messaggero, significa guardiano, certo. Portavoce, è un insieme di significati, non di significa niente di particolare. No, ma di fatto loro sono messaggeri. Difatti, esatto, io dico sempre, appunto, che cioè sono ma più di 20 anni che ricevo insegnamenti, ecco, e ti portano un messaggio, e questo è quello su cui noi dovremo poi lavorare tanto, insomma, nelle nostre rubriche. Ci lavoreremo, adesso, ci passeremo fra qualche istante. Bravo. A partire da questa cosa, tanto per chiudere questo argomento, questi che sulla Terra vengono chiamati angeli e che sono esseri di energia, cioè privi di un corpo biologico, e che non hanno soprattutto bisogno di mezzi di trasporto o di spostamento come le navicelle o come i dischi volanti, perché l'energia è lei stessa mezzo di trasporto. L'energia si sposta in tempo reale, non impiega un tempo per andare da un punto all'altro. Da A, noi invece da A a B, anche se poi spostamento non c'è, perché non ci sono, ma loro sono energia, e come tutta l'energia non ha bisogno di una nave, come invece hanno bisogno coloro che hanno un corpo biologico, perché devono proteggere proprio il contenitore biologico, e a questo servono le navi. Ora, senti, loro mettiamo... sono, diciamo... Sì? C'è ancora, sì. Io spero che non crei problemi a livello acustico, perché ci sono degli accavallamenti. Volevo dire, no, completa tu, sai ancora da dire le cose, perché volevo poi avvicinarmi al discorso dell'introduzione alla cosmologia. Volevi dire ancora delle cose sugli angeli, gli arcangeli? No, qui abbiamo
Bene o male abbiamo detto quello che c'è da dire. La gente deve aprire la mente, questo è chiaro, perché se rimane attaccata ai condizionamenti antichi non farà mai un passo avanti. Deve dimenticare tutte quelle bugie, quelle menzogne inventate di proposito per canalizzare il pensiero umano verso una certa direzione. Tutto quello che è stato scritto, che viene detto, è tutto falsato, modificato per in qualche modo il controllo mentale degli umani. Ora, se vogliamo passare effettivamente a qualcosa di più che la gente non sa, non immagina neanche, qualcuno forse ne avrà sentito parlare, è la introduzione alla cosmologia che poi spiegheremo nei particolari la prossima La puntata. prossima Adesso volta, facciamo certo. l'introduzione perché c'è Sì, da capire, sì, esatto, c'è da sì, sì. capire cos'è Ecco, e di cosa stiamo appunto, parlando. andiamo per ordine. Che Tutta cos'è questa la roba mi è stata cosmologia? messa. Cominciamo col dire subito, come ho detto prima, a coloro che stanno ascoltando, di abbandonare per un'oretta, per una mezz'ora, quei condizionamenti che hanno ricevuto dal mondo esterno. Ciò che è stato fatto da decine di millenni attraverso gli indottrinamenti di vario tipo, religiosi in primis, ma anche politico e socio-culturale, è riscrivere le menti e cancellare le conoscenze di base che gli umani una volta anticamente possedevano. Quello che io adesso vi chiedo a voi che ascoltate è di aprire la mente alla possibilità dell'esistenza non governata dalle leggi della scienza che vi sono congeniali. In pratica dovete dare alla vostra mente la possibilità di acquisire, elaborare ed eventualmente recepire l'esistenza governata da regole diverse, superiori. La scienza terrestre non è ciò che viene ritenuto, ovvero l'unico pozzo dove attingere la conoscenza, il sapere e quant'altro, nella maniera più assoluta. Vi sono molti pozzi di conoscenza non accessibili agli umani di terza dimensione, ovvero ai terrestri e ad altri umani di terza dimensione di altri pianeti madre. Ovvero, la fisica superiore trascende la fisica terrestre e tutta la scienza terrestre in generale. Ci sono forme esistenziali di vita governate da leggi che qui da noi sono sconosciute ai più, alla quasi totalità dell'umanità. In pratica, dovete liberarvi dei vecchi fardelli che vi portate dietro dalle innumerevoli incarnazioni. Ecco il primo concetto che andremo a vedere ed è importante perché riguarda quella che qui sulla Terra viene chiamata la nascita, che invece loro dicono è sbagliato perché è semplicemente la comparsa. Quando una vita nasce, quello che noi chiamiamo neonato, compare, non nasce. Tant'è vero che quando muore poi qualcuno, molti dicono è scomparso questo signore. Come? Quando muore è scomparso, mentre quando nasce o appare non è comparso ma nasce. Allora, se scompare significa che compare anche. Allora, la comparsa è quella che chiamate nascita. Quando tutti voi, e mi rivolgo a tutti, il mondo completo, quando nascete, gli esseri di energia, da dove si arriva, da dove parte l'energia che si incarna, chiamateli angeli, chiamateli arcangeli, chiamate come vi aggrada di più, circondano l'area della vostra comparsa e stanno con voi fino al vostro ultimo respiro e li rivedrete solo poco tempo prima di lasciare il corpo, che è un evento definito transizione e non morte, Morte. il che la morte è una parola un po' troppo
io tetra. direi proprio è tetra, ma nello stesso tempo dà la sensazione di fine. Totale, sì. È svilente, è transizione. Durante quelle prime settimane di vita, il bambino che è appena comparso, forse vedete che le mamme soprattutto dovrebbero, qualcuna l'avrà notato, che il neonato spalanca gli occhi perché vede realmente gli esseri, o come volete chiamarli, angeli, come mi piace più definirli. A volte li nota e a volte sorride loro anche a 2 o 3 settimane di vita, perché il neonato li riconosce, guarda in quello che chiamate spazio vuoto ed è felice di quello che vede. Tutti voi lo avete fatto. Infatti in quei giorni, in quei primi giorni della comparsa, in cui c'è così tanto cambiamento, così tante cose a cui abituarsi, quando si esce dall'utero come nuovi, gli esseri o angeli sono un conforto per il piccolo. Poi, pian piano, questa realtà scivola via da voi in quando cominciate ad essere pian piano autonomi. Certo. Avete cominciamo avuto a vivere. Migliaia di vite. E iniziamo esatto, a vivere l'esperienza terrena. Migliaia di vite in questo o in altri sistemi stellari, non è detto che ci sono 50 pianeti madre, le vostre vite possono essere state anche fatte precedentemente in altri pianeti madre, con altre realtà in una grande varietà di forme fisiche ed eteriche, da maschi a femmine, a ricchi a poveri, belli e brutti. La vita appena comparsa non è vostra proprietà, appartiene al cosmo. Voi avete solo il dovere di aiutarla nei primi anni terrestri per la presa di coscienza. Poi è la sua energia che ci pensa in base alla programmazione pre-comparsa. Noi invece qui sulla Terra, come dicono i V56, cioè, ma voi dite mio padre, mia madre, mio figlio e così via. Ma chi ve li ha dati? Non è roba vostra, appartiene al cosmo. Avete questo senso di possesso perché è parte di voi e dei vostri condizionamenti antichi. Sì. Se vuoi dire qualcosa, così sì, poi voglio dire che concetti. Sì, perché vedo che c'è un tempo di ritorno per cui non mi senti subito, io non ti sento subito, ma sì, sicuramente noi iniziamo a vivere questa nostra esperienza terrena da umani, però davvero apparteniamo diciamo alla vita, che poi la vita sia lo spazio, no? Va anche bene. Ma questo senso del possesso è anche molto legato ancora, cioè, al concetto di identità dell'io, e quindi questo non, ovviamente non ci aiuta. E così come credo che la grande difficoltà che le persone trovano sia proprio questa, di riuscire a sfondare, insomma, questo muro di una visione molto limitata del senso della vita, che ci relega in qualche modo in ambiti anche poi faticosi, che ci fanno soffrire, mentre invece ampliando, no, un po' le visioni, e quindi aprendo la mente, e non a delle fantasie, perché non si tratta di fantasie, ci sono tante testimonianze che perlomeno ci pongono nella condizione di porci la domanda, di avere, cioè, dei dubbi, che le cose possono essere molto di più di quello che noi viviamo, di quello che noi vediamo e che percepiamo con i nostri sensi. Cioè, per dirla breve, oltre i pensieri c'è altro. Oltre i pensieri c'è altro. Questo avere un'apertura all'altro, ecco, questo altro è quello che noi stiamo cercando di fare, no? Con questa nostra rubrica, ecco. Ma sì, purtroppo sono stati cancellati concetti che
gli uomini antichi, e parlo di 230.000 anni fa, avevano questi concetti, ma col tempo sono stati in maniera studiata e preparata, sono stati cancellati, perché quando non c'è la conoscenza subentra la paura, e con la paura si viene facilmente condotti lungo una strada già preparata da chi compie questo lavoro. Certo, la paura quindi è l'elemento ora, determinante per gestire le masse. Lo so, e lo stiamo vedendo ai giorni nostri. Lo stiamo vedendo ai giorni nostri. Ora passiamo ad aprire il concetto di dimensione e di livello. Le varie fasi esistenziali. Come dicono loro, i vostri scienziati non hanno ancora capito e compreso che ci sono i livelli. Ma cosa sono i livelli, se qui non ancora si sa bene cosa sono le dimensioni? Allora, per fare una prima spiegazione, dobbiamo immaginare la dimensione come una scuola. Una scuola, la scuola elementare. Facciamo questo esempio, la scuola elementare. I livelli non sono altro che le classi della scuola elementare, che nel cosmo si chiamano livelli e nella nostra scuola terrena si chiamano classi. Quindi andiamo a vedere che cosa vuol dire. Iniziamo dalle dimensioni. Iniziamo dalle dimensioni. È tutto collegato. Iniziamo a spiegare il concetto generale che ho già detto. Ora, ogni piano dimensionale ha i suoi livelli evolutivi, a diversi gradi di avanzamento, come ci sono le classi nelle varie scuole, nei vari gradi educativi terrestri. I livelli sono importanti perché i livelli evolutivi in pratica scandiscono le fasi di crescita spirituale individuale in ogni dimensione, come le classi scandiscono la preparazione del ragazzo nelle varie classi. La quarta dimensione avrà i suoi livelli, così la quinta e così via fino alla 94esima dimensione, che però non vale la pena neanche accennarla, neanche parlarne, già alla 12esima siamo già troppo avanti. Fino alla quarta dimensione il corpo biologico esiste e può esistere e deve esistere, anche se a frequenze diverse e quindi densità e diverse. Dalla quinta dimensione il corpo scompare, perché, come mi diceva il mio amico Saju, alto 90 centimetri, quando la mente è illuminata lo spirito è libero e il corpo non ha importanza. Infatti dalla quinta dimensione in poi non esiste la materia o quello che chiamiamo corpo biologico. Solo coloro che lasciano il corpo al termine del ciclo esistenziale terrestre, terza dimensione, ed effettuano la transizione, che qui viene definita morte, torneranno momentaneamente al primo livello della quinta dimensione energetica, permanendovi fino a un termine dell'autoesame, perché devono fare un esame della vita appena diciamo trascorsa, appena lasciata, decidendo poi la strada da seguire. Quindi nessuno dà ordini a questa energia che ha lasciato il corpo, è l'energia che nella sua consapevolezza si autoesamina e decide qual è la strada da fare, se reincarnarsi ancora in terza dimensione, se passare in quarta o se addirittura salire dalla quinta alla sesta, se è pronta. È complesso il meccanismo, è complesso.
Quindi tutti quelli che lasciano il corpo o muoiono in qualche modo e definiti i trapassati, che pure questo è un termine che induce il pensiero a una scomparsa totale e non più esistenti, non sono affatto trapassati, bensì hanno solamente cambiato abito o stato esistenziale, ponendosi ad una esistenza più elevata e in pratica ritornano allo stato primordiale energetico prima dell'ultima incarnazione, perché per incarnarsi bisogna essere energetici. Ora c'è da spiegare una piccola... che quelli di quarta dimensione, che hanno con la loro scienza la capacità di proseguire la medicina dopo la morte, cosa che invece per noi terrestri non è consentita, perché la nostra medicina si ferma alla morte, loro riescono a spostare una energia da un corpo di quarta dimensione, lasciarla in modo che si possa incarnare in una terza dimensione per fare le sue esperienze o, come sempre accade, per svolgere un compito di aiuto qui sulla Terra o in altri pianeti di terza dimensione. Quindi molti sono quelli incarnati qui con compiti specifici di aiuto. Non sono qui per imparare, anche se nel contempo imparano pure, ma stanno qui per svolgere un compito. Quindi tutti sperimentano uno stato di morte ogni giorno, ma nessuno ci riflette, medita, elabora la propria esistenza e gli eventi significativi che si susseguono. Siete fuori dalla realtà materiale quando la sera tutti voi vi addormentate ed è come una morte apparente. Anche quella è una morte apparente. Quando si verifica l'ascensione, molto raramente, attraverso il corpo fisico di terza dimensione, non si può passare in quinta dimensione. La quinta dimensione, le vibrazioni dell'energia sono quelle dell'energia gravitazionale e nel campo gravitazionale non può coesistere la materia, che invece compare solo nel campo elettromagnetico, che arriva fino alla quarta dimensione. Chiaro il concetto? Cioè la quinta dimensione non può tenere corpi biologici, non esiste la materia, perché andrebbe in loro la chiamano desmaticizzazione. Ovvero la perdita o la distruzione coesiva delle cellule. Perché sono altissime frequenze energetiche che non ammettono proprio l'esistenza della materia. Sì. E sono energie diverse. È inutile dire, se stiamo passando in sono energie diverse. Stiamo passando in quinta dimensione. Io lo sento dire spesso, stiamo passando in quinta dimensione. Ma scusate, ma la quarta dove sta? La saltiamo? Primo, allora questa gente riceve delle informazioni, ma non sono informazioni complete, non avendo tutta la linearità del funzionamento cosmico, e qui si passa dalla terza alla quinta, all'ottava molto facilmente, come se stessimo andando dalla stanza da letto al bagno, ma non è così, si va per gradi, ma questo poi lo si chiarirà quando parleremo della cosmologia dei V56 più approfonditamente, che mi è stata data nel 2010. Per adesso questa parte serve a chiarire che ci sono diverse realtà, molte. E anche diverse anche... Damiano, anche le diverse energie, cioè chiaro, sappiamo. Le realtà si chiamano tali perché ognuna ha una sua caratteristica e le caratteristiche vengono stabilite dalla legge cosmica e dal piano, è come la scuola. Nelle elementari c'è un campo di materie, nelle medie c'è un campo
Chiaro. Certo. Come voi sapete, come tu ben sai, anche tu mi insegni, che nelle scuole elementari il bambino non viene mai lasciato solo in aula. Se la maestra viene chiamata dalla preside o deve andare al bagno, chiama immediatamente un aiuto, una bidella o altro, che vada a stare in classe a tenere i bambini, perché sono incontrollabili. La stessa cosa è valida per noi. Noi siamo alle scuole elementari qui, alla terza dimensione. Quindi noi siamo circondati da mattina a sera e da sera a mattina da questi esseri, anche se non li vediamo, ma sono qui i nostri guardiani e ci stanno da sempre, non sono arrivati l'altro ieri, eh. Io direi, Damiano, che potremmo concludere questo nostro appuntamento, ecco, con questa argomentazione tua ultima, cioè che l'importanza intanto con la nostra mente di pensare che esistono diverse dimensioni e che dentro ogni dimensione esistono diversi livelli evolutivi, no? Quindi avere già chiaro questo passaggio, esatto, penso che sia determinante, no? Io mi fermerei qui e lascerei poi alla prossima puntata della nostra rubrica il discorso sulla composizione del cosmo, cioè quali sono in modo più approfondito le varie dimensioni e poi andremo ancora avanti in quelle che sono le tue conoscenze, no? Ecco, rispetto alla cosmologia. Bene, caro Damiano, allora Benissimo. grazie, direi che abbiamo fatto un altro pezzo in più oggi, eh? Abbiamo incominciato ad allargare un po' la visione, ecco, e piano piano, senza sconvolgerci troppo, però intanto i nostri amici adesso avranno modo, sino al prossimo appuntamento, di elaborare questo tipo di informazioni e di incominciare, perché poi io capisco che sia difficile riuscire a, come dire, mettere un po' sottosopra quella che è l'architettura mentale che noi abbiamo. Ogni volta che arrivano dei concetti differenti, si va lì, no? Sì, quindi abbiamo tutto da scardinare, ecco, queste architetture mentali che noi abbiamo e tutti questi i condizionamenti e le credenze anche. Quindi questi aspetti fanno parte della nostra natura. Io ho sempre molto rispetto di tutti perché penso che ognuno abbia una sua storia, ognuno ha una sua evoluzione. E con molta umiltà, cioè anche con però chiarezza, cioè entrare nella vita degli altri per dargli delle opportunità per poter pensare, per poter farsi qualche domanda in più, avere anche qualche dubbio. E questo, d'altro canto, è il percorso inevitabile per l'evoluzione, perché altrimenti rimaniamo solamente ancorati a quello che ci viene detto e noi non esercitiamo, peraltro, quello che è il più grande potere che abbiamo a disposizione, che è quello del libero arbitrio, no? Quindi, allora, direi che ti ringrazio, caro Damiano, per tutta la tua esposizione, che no, tra l'altro non è anche facile, no? E quindi noi ci preoccupiamo sempre quando ci telefoniamo per capire come la Troppo impostiamo, tanto. cosa possiamo dire, no? Ecco, per fare in modo che arrivi il messaggio alle persone che possano beneficiarne. E c'è questo brutto ritorno e Sono quindi non capisco se concetti che purtroppo sono stati cancellati. va bene. Ho detto, sono brutti, sono concetti difficili da elaborare, perché bisogna prima cancellare tutti i condizionamenti, tutte le storie che sono state inventate nell'arco dei millenni, per poi rimetterci il nuovo. Per cui chiedo a coloro che ascoltano di meditare bene, di ragionare, di elaborare quello che viene detto. Non dovete prendere per vero tutto ciò che è detto, dovete solo elaborarlo, poi sarà la vostra stessa energia che vi aiuterà a capire se ciò che è scritto è vero o no, o non è vero. Grazie. E anche ascoltandoci dentro, perché io sono sicura che le cose che poi ci risuonano dentro, no? Se sono appunto buone per noi, se noi siamo pronti per accettarle. Ecco, benissimo. Allora, caro Damiano, grazie infinite e
a tutti i nostri amici, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Notizie Straordinarie, informazioni dallo spazio. A tutti buon tempo e a te Damiano, grazie ancora. Alla prossima.